Intanto vi saluto e vi ringrazio per questa accoglienza. Ho seguito nei mesi scorsi un po' le vostre vicende. Ovviamente è difficile capire a fondo poi dalle notizie che riporta la stampa, però una cosa si è capita, che alcuni di voi dovevano rimanere fuori. Siamo esuberi, esuberi. Le persone non sono mai esuberi. Quindi poi sapevo anche di questa giornata di sciopero, ma so che è uno sciopero a livello nazionale. Ho supposto che anche voi avreste aderito proprio per far sentire la vostra voce e le vostre ragioni. Che cosa posso fare io? Intanto in questo tempo io ho pregato per voi, perché diciamo, questa vertenza possa trovare una soluzione dignitosa per tutte le persone, ecco, persone che poi sono lavoratori, che sono operai, ma soprattutto per le persone e per le famiglie. E l'augurio è che veramente la saggezza possa predominare in questa vicenda. Non si pensi soltanto, diciamo, al profitto, ma si pensi soprattutto alle persone che sono qui, magari da tanti anni, che ormai hanno una competenza, che sono una ricchezza per la stessa azienda.